Infine l'ultima trasformazione, l'isobara, che dal punto di vista del primo principio della termodinamica è la più complicata, perché nessuno dei tre termini, calore, lavoro, variazione di energia interna, è zero. Il lavoro in modo particolare però possiamo calcolarlo P delta V, è la formula che vale soltanto per l'isobara. Infatti la pressione rimane costante e quindi il lavoro si esprime così. L'isobara può essere in riscaldamento o in raffreddamento. Se il gas riceve calore a pressione costante, aumenta il suo volume. Se invece il gas cede calore, il suo volume diminuisce, quindi la trasformazione va nel verso contrario. Vediamo che accade dal punto di vista del bilancio dell'energia, cioè del primo principio della termodinamica. Immaginiamo che il gas venga scaldato e riceva 10 joule di calore. Dove vanno a finire questi 10 joule? Una parte andranno in lavoro, quindi il gas compirà lavoro motore. Perché motore? Perché il gas aumenta di volume, quindi spinge il pistone e lo sposta e lo solleva e quindi compie lavoro motore. E per esempio 3 joule vanno in lavoro motore dei 10 assorbiti. Gli altri 7 per la conservazione dell'energia non vanno persi, vanno nell'energia interna, vengono immagazzinati dal gas. È un po' come se il gas fosse una persona che riceve 10 euro di calore e di questi 10 euro 3 li spende facendo lavoro motore e 7 joule, 7 euro li mette da parte, così vanno ad aumentare i risparmi. È scritto anche qua: il gas riceve 10 joule di calore, in parte lo utilizza per compiere il lavoro motore di 3 joule, per esempio 3 joule, il resto 7 joule lo immagazzina nell'energia interna che aumenta e si riscalda. Ecco perché infatti l'aumento di energia interna poi comporta un aumento di temperatura, infatti il gas passa a un'isoterma più alta. Qui vediamo rappresentata questa situazione: il gas riceve 10 joule di calore, 3 joule li spende in lavoro, 7 joule li immagazzina. È confermato e verificato il primo principio, perché 10 joule uguale 3 joule più 7 joule. Adesso vediamo invece la isobara in raffreddamento. In quel caso i valori e i segni delle tre grandezze energetiche sono perfettamente identici, ma sono scambiati i segni, sono invertiti, quindi meno 7, meno 3 e meno 10 joule. E il primo principio continua a essere valido, perché il calore stavolta, anziché assorbito, è ceduto, o il gas cede 10 joule di calore. E da dove li prende questi 10 joule che cede? In parte li riceve dall'esterno, riceve 3 joule in forma di lavoro, ma ne cede di più di quelli che riceve e deve mettere la differenza prendendoli dall'energia interna. I 7 joule li prende dall'energia interna. È un po' come una persona che riceve 3 joule, 3 euro di soldi in forma di lavoro, ma ne deve restituire 10. Allora non solo restituisce quei 3 e li espelle all'esterno, ma deve metterci sopra altri 7 dei suoi prelevati dall'energia interna. Questa è la situazione. Vediamo che il gas riceve 3 joule di energia attraverso il lavoro di compressione. Il gas si sposta stavolta verso sinistra nel piano PV, riceve un lavoro dall'esterno perché il suo volume diminuisce. Ma questi 3 joule che riceve attraverso il lavoro li deve restituire all'esterno, ma non solo quei 3 joule, deve restituire 10 joule. Li espelle all'esterno come calore, ma deve metterci, oltre ai 3 joule che ha preso, anche 7 joule suoi. Quindi inoltre, oltre a quei 3, ne espelle altri 7 joule, prelevandoli dall'energia interna che diminuisce. L'energia interna perciò diminuisce, il gas si raffredda, infatti passa da un'isoterma a un'altra più bassa.